frequenza energizzante per risvegliare il corpo e la mente, per chi fa sport, per chi si trova ad affrontare un momento di intenso carico emotivo. Rivolgiamo lo sguardo avanti a noi. Inspirando, portiamo le braccia oltre il capo. Espirando, portiamo il tronco in avanti, lo sguardo alle ginocchia. Inspirando, solleviamo il capo, portiamo indietro un piede e l'altro. Inspirando, ci inarchiamo quanto è possibile nella postura di un cobra. Espiriamo, ci portiamo nella postura di un cane. Inspiriamo, distendiamo la gamba destra verso l'alto. Manteniamo per qualche istante. Nell'inspiro che sopraggiunge nuovamente, portiamo il piede destro in avanti. Le mani si intrecciano al di là del capo e lo sguardo segue le nostre mani. Espirando, riprendiamo la sequenza a terra. Ci riportiamo in postura di un cane, distendiamo la gamba sinistra verso l'alto, manteniamo almeno un inspiro ed un espiro e poi nell'inspiro che sopraggiunge portiamo la gamba sinistra avanti a noi. Manteniamo una postura sempre in variante di un guerriero alla terra, lo sguardo è diretto alle mani che sono intrecciate al di là del capo, manteniamo un tempo e poi rilasciamo le mani al suolo riprendendo la sequenza a terra. Ci ritroveremo così in Adho Mukha Svanasana o postura di un cane. Manterremo per 3-5 respiri la postura, ritrarremo bene l'addome, lo sguardo alla punta del naso o all'ombelico, i talloni che spingono a terra. Poi nell'inspiro che sopraggiunge porteremo una gamba e l'altra all'altezza delle mani. Espirando avvicineremo il capo alle ginocchia, inspirando ci solleveremo, distenderemo le braccia oltre il capo, i pollici si uniscono, lo sguardo alle mani. Ripeteremo questa sequenza per almeno 5 volte.